La madre illusa dei ladri, 70 per 100 centimetri, quadro olio su tela. L'opera rappresenta l'esistenza di famiglie in cui i crimini nella società sono una cosa normale. Questo vuol dire che se una persona nasce in questo tipo di famiglie, può benissimo essere illusa di alcune cose. Cioè di alcune cose che fa. Per esempio, può pensare che qualcosa che dice o che fa possa essere giusto o sbagliato. E si può vedere benissimo in quest'opera che c'è un maiale, ovviamente di taglia molto, molto elevata, che si mette a fare la ballerina. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che normalmente le ballerine sono magre, questo invece è un essere vivente in sovrappeso, cioè molto grosso. Quindi è un'illusione, questo maiale si illude di poter fare qualcosa, in realtà non la può fare. E questo succede anche nelle persone, che dicono qualcosa che pensano sia vera ma in realtà non lo è, oppure che fanno qualcosa che pensano sia giusta ma in realtà non lo è. Quest'opera è in vendita nei link che troverete in descrizione. Per info contattatemi in uno di questi link e condividete il video, perché chi non condivide è solo un maiale che balla. Arrivederci.